pietre di Ferrara, la pietra rotata, come una bruttina così. Ecco, quello è quando me l'hanno fatto vedere, ho visto già in partenza le legature, i messi, cioè, però la bruttina mezzo, ho detto, e tu hai sicuramente un documento di un'altra. Ma ancora, ultima cosa, guardate un po', se si legge il documento, non è difficile leggerlo, si ha questa pelle, poi c'è un segno determinativo, il pugnaletto nuragico che è segno distintivo. Quando vedete un pugnaletto dei bronzetti è perché quello è distinto, e lui è un pochino, anche noi ci vediamo un distintivo, cioè un segno particolare. Quelli del Rotary si vedranno un distintivo particolare, e quelli di un certo partito si vedranno i quattro moli e così via. Ora, questo è il segno distintivo, per spiegarvi però cos'è, come si articola questo segno distintivo, perché è molto molto bello interessante, ci vorrebbe un'altra ora per spiegarlo, non voglio certamente abusare della vostra pazienza. Però diciamo bene, distintivo, per ora diciamo soltanto questo. Guardate un po', ili, nome ili, poi questo va significa è la congiunzione, e poi leggete da destra verso sinistra Asherah. Allora, chi è domanda? C'è scritto figlio di Ili e di Asherah. Allora l'anfora è filistea? Purtroppo l'anfora ci ha dato come leggibilità soltanto la parte sinistra, che è questa. Sulla destra invece, purtroppo, ci ha dato dei segni che non riusciamo a costruire perché è troppo frammentata. Ma cosa c'era? C'era un bene. Chi era il bene? Il bene era, ecco perché vi dico che c'erano i principi, i figli di Dio in Sardegna, era il figlio di Ili, El, Ili o El è la stessa cosa, Ili Ave è la stessa cosa. Allora questo è figlio di Ili e di Asherah. Che divinità sono Ili e Asherah? Forse filistei? Nessuno mai vi potrà dire che sono filistei. Ili e Asherah sono le divinità cananee che sono confluite nella Bibbia, solo che la Bibbia è stata purgata continuamente, lo sapete, di Deuteronomio, questo libro non ha fatto altro che purgare la Bibbia, quel Dio che era soprattutto sesso, sessualità, compare, il sole non bisogna che non ci sia, neanche la luna, e fanno questo avvento particolare che protegge Israele, non si capisce che questo è stato qualsiasi critico della Bibbia, questo ve lo dice. Ma chi erano Ili e Asherah? Non erano nient'altro che la divinità androgena. Ili è il maschio e Asherah è la femmina. E ci sono, vi dirò, dei documenti che questo lo spiegano benissimo. Com'è la divinità sarda? La divinità sarda è proprio così. Voi trovate il maschio e insieme trovate la femmina, cioè è androgeno. E anche qui dico quello che ho detto a Mosè ieri, non mi stanco di ripetere, perché così tutti lo prendono. Quando Papa Luciani diceva ai cattolici, cioè guardate, quando fate la vostra preghiera, vi raccomando, non pregate solo per il padre, pregate anche per la madre. Questo Papa un po' eretico, no? Con le persone che aveva fatto una certa fine che fosse per quello, cosa diceva? Penso che la gente non può essere solo maschio. Razionalmente Dio è maschio e femmina, perché dobbiamo dire padre? Padre e madre. E questo diceva. Ora ci siamo resi conto che questo documento di Villa Grande Svisaglia, che avrebbe potuto dire la parola fine sulla scrittura coragica, perché questa piola avrebbe detto, beh, finiamola, perché abbiamo trovato un documento, noi, un saggio di scavo, documento puro, non può averlo fatto nessuno, l'ho trovato io, eccetera, finiamola, mettiamoci a studiare questa scrittura coragica. Niente, si è preferito dire che la scrittura era fatta da filistei, attenzione, sapete chi erano questi filistei? Erano quelli che gli inurati, un po', vivevano insieme felici, quindi c'erano felici, filistei e nuragici. Naturalmente i felici e i filistei, letterati, bravissimi, nuragici erano, scusate la parola, erano degli stronzi, delle cose. E guardate, questa scrittura è non, ovviamente non si dice le cose rilevanti, non ci interessa questo, si arriva a questo, si arriva a queste cose. Ma per rendervi conto di che livelli siamo giunti, voi se potete essere testimoni di questi livelli, guardate, nel 2008 nella pagina dell'Unione Sarda si pubblicano due articoli a tutta voce. Cioè il vice direttore dell'Unione Sarda dice, beh, insomma, io voglio mettere a confronto Gigi Sanna insieme agli altri.
E cosa dice? Io sostengo, critiche duragiche, sotto c'è chi non lo dico io, questo mistero millenario, è il commento del giornalista. Ma io dico, i sardi scrivevano nel 2008. Guardate la replica del giorno successivo. Si dice, sempre il giorno sardo, i nuragici pittori, nessuna prova. Questo è quello che si dice. Naturalmente con i nomi di quelli che sostengono. E dico, siamo nel 2008, il libro è stato pubblicato nel 2004, nel 2004 c'erano già 17 documenti, nel 2008 invece di documenti ce n'erano già 50 e adesso ce ne sono di più. Guardate adesso che cosa succede, mi dispiace se c'è qualcuno di questo partito, però non potevo fare il nome. Guardate cosa dicono alcuni che negano in maniera assurda, perché solo è importante politicamente l'esistenza della scrittura. Anzi dicono resistere, 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 perché di questa scrittura non si vede parlare. Allora, tre o quattro imprenditori di Rifondazione Comunista, devo farlo, no? Mi dispiace, ma lo farò perché io sono molto franco. Devo fare questo, perché sono loro che scrivono i dei loro giornali e sono loro soprattutto che fanno pubblicare libri di giovani che sono promettenti e quanto sono bravi, bravi quasi di loro. Fallo scrivere a Fabrizio Bruno, un giovane intellettualmente bravissimo, gli fanno scrivere un libro. Però questo libro si vede che insieme alla dottrina di questo giovane, che non fa altro che vedere cosa dico io, cosa dicono altri a proposito delle barchette nuragiche, cosa si dice sul Ciardano, eccetera, eccetera. Un ragazzo piuttosto molto, questo manco molto corretto. Però si vede che interviene il maestro, intervengono anzi più maestri che cercano di scrivere queste cose, però scrivere in una certa maniera, così. Quindi un libro contraddittorio. Guardate cosa si dice. Da sempre, 2012, non 2004, da sempre gli archeologi che si sono cimentati nello studio della città proposta hanno considerato pacifica la constatazione che tra le popolazioni, attenzione, pacifica, che le popolazioni nuragiche erano assenti fenomeni di questo tipo, cioè della scrittura, come dimostra la totale mancanza di documenti riferibili a tale pratica. Capite? Si trovano tutti questi documenti, totale mancanza. Io capisco se fosse stato il 2004, quando viene pubblicato il libro, va bene, c'è qualche sospetto, eccetera. Ma nel frattempo il tempo è passato, i documenti sono aumentati. Non vi dico, potete seguire quello che c'è scritto dopo, ma guardate adesso cosa si fa in un libro che pensa di essere scientifico, che l'Istituto di Antropologia fa scrivere perché sia scientifico, e invece guardate quanto è disinforma, quanto si vede che queste non le ha scritte il ragazzo, questo giovane che si è laureato, queste pagine sono state scritte da altri. Guardate cosa si dice, 2012, dei 30 reperti, quanto vi ho detto che sono i reperti? Sono 110. Di varia natura che lo studioso sostiene di aver esaminato. Ma come ti permetti? Tu dici che io addirittura sostengo di aver esaminato. Sai, posso dire le cose senza vedere neanche i documenti, vi dico le cose. Questo è il modo che il libro deve andare. Il libro va a una certa scienza, il libro va all'estero. E dici, chi è questo assurdo studioso che agisce in questa maniera? Perché ci subito sostiene di aver esaminato. Andiamo avanti. Emergono quattro tavolette bronze divenute nel 1966 nella Lago di Camere, in un'altezza di Conti, un brassale trovato a San Giovanni su Verbio, il cosiddetto sigillo di Suvalloso di San Benedetto, oltre alla famosa stella di Dora che secondo, guardate curioso, le suggestive nuove interpretazioni. Ma se sono suggestive non metterle, perché dici che sono successe? Secondo le sciocche nuove interpretazioni. Vedete quindi che c'è il giovane laureato che è stato colpito dalla ipotesi, mentre invece però secondo nuovo suggestivo interpretatore sarebbe stata incisa dai sardi e non dai fenici. Si tratta di reperti per lo più di natura incerta, rispetto ai quali gli specialisti nutrono dubbi di ogni genere, è la rotella di Sassari, è quello di Villagrande Strisai e tutti gli altri, nutrite dubbi, è quel che trovate voi, è quelli che sono esposti nei musei, rispetto ai quali gli specialisti qua, che non hanno neanche la parola, nutrono dubbi di ogni genere, in alcuni casi relativamente alla stessa scrivibilità del periodo nuragico, all'autenticità degli stessi,
falsi, e persino il riferimento alla reale natura scrittoria dell'incisione. Qua si dice che tu sai come studi, fammi dire che sono proprio cananaici, non ci credo troppo che lo siano, oppure dici che sono felici, non lo sono, cioè, non c'è neanche il rispetto, non c'è neanche il rispetto, tutto sommato di un loro collega. Perché se è vero che questi sono artefici, io insegno storia della Chiesa in un'università e loro non si possono permettere questo. Ma è la prima volta, credo, che deontologicamente si fa questo. Mai un collega di un'università viene attaccato in questa maniera, ma voi capite il motivo per cui sono stato attaccato? Perché non vogliono riscrivere i libri che hanno scritto. Questo è il motivo. Allora, io ho terminato questo intervento, ma quello vorrei dire un'ultima cosa. Io sono, mi si conosce, sono molto abituato a parlare con passione, perché è sempre, guai se non c'è la passione. Uno dei motivi per cui non scopro nulla, perché guardate gli occhi sono spenti. Questi sanno misurare pietra, sanno vedere voci, misurare voci, ma quando c'è da fare ipotesi che sono innovative, nascondono la testa sotto il sabbia, hanno paura, dicono che gli argomenti sono scivolosi, ma la scienza, se è scienza, ha bisogno dello scivolone, perché quando è stata scoperta la scrittura di tipo geroglifico egiziano, il povero sciapoglio mica è caduto una volta, è caduto tante di quelle volte che non avevi idea, con tutti che gli dicevano che era un ignorante, che non sapeva nulla di lingua, eccetera, eccetera. Ma oggi gli fanno le statue, capito? Oggi ci hanno le statue. Perché nella ricerca, che la faccia una ricerca di tipo scientifico-biologico, che sia di tipo della scrittura, eccetera, la scienza ha sempre bisogno del rischio. C'è sempre il rischio. Beh, che cosa si rischia poi? Lo capisco, perché tra di loro c'è molta, come dire, animosità. Un giovane archeologo che appoggia queste cose può scivolare nel senso che se, mettiamo che io abbia sbagliato, e io sia stato appoggiato da un archeologo, sapete cosa succede? Che è bene che quell'archeologo non passi più nella facoltà, perché gli dico, hai visto che fesso che si sta, non vorrai più essere un professore di archeologia, tu che invece sei scivolato in maniera così indecente nella scrittura o con la scrittura di pace. Quindi ci sono tutte queste cose, altre cose molto difficili, per cui questi elementi, questi documenti, eccetera, che però vi dirò sono estremamente interessanti. L'ultima cosa è questa, avete visto la svastica? Cosa vi ho detto? Forse qualcuno in passaggio non l'ha notato. La svastica. Chi c'era la svastica? Chi era? Chi aveva il simbolo della svastica? C'erano i nazisti. Allora, e invece come sono i nostri documenti? Sono documenti semitici. Sono i semitici che avevano la svastica. Guardate che cosa si sta verificando, cioè che poveracci, loro venivano trucidati, ammazzati da quelli che avevano la svastica, quando la svastica era loro, era semitica. Pensate quindi cosa i documenti nuragici stanno facendo apparire, ma vi dirò di più, che stanno facendo vedere però una civiltà che credo che non ci fosse in tutto il Mediterraneo, dove si incontrano, perché non c'erano in Sardegna soltanto i semitici, se qualcuno ha pensato a questo, attenzione, noi non siamo discendenti solo da cananei ebraici, quelli greci, siamo discendenti soprattutto dagli europei, perché i documenti stanno facendo vedere che accanto al semitico, si chiama semitico, però ci sono documenti europei. Cosa vuol dire? Vuol dire cioè che si sono incontrate verso il 1600-1500 due civiltà grandissime, una era quella della eneolitica, della cultura di Monnandaro, grosso modo, però parte dall'eneolitico, cultura di Osiri, e poi la cultura di questi semiti, che era certamente più avanzata rispetto a quella che c'era in Sardegna. Bene, si incontrano queste due culture, ed è la cultura della svastica, semitica, ma è la cultura dell'indoeuropeo, cioè si sono trovati due grandi popolazioni che hanno dato la civiltà, che hanno dato, pensate che cosa sta facendo fuori. Vi sembra che questi siano argomenti così peregrini, o siano argomenti invece che devono essere, che voi potete stimolare? Se c'è qualcuno di voi che ha la forza di farlo, io ci metto tutto l'impegno, ma di fronte al silenzio, silenzio assassino, e quindi a voi, moltiplicate le conferenze, parlate, qua c'è Bustiano, parlane continuamente, fidati, perché i documenti ci sono, non si sta parlando di cose, i partiti ne parlino, ci sia in Sardegna qualcuno che dica attenzione, che le sovrintendenze, purtroppo, forse non lo vogliono, ma cosa fanno?
non certamente aiutano la civiltà dei sardi. E se ci tolgono questo patrimonio, se avete visto il bue, questo bue che c'è a Villanova Tuscheri, forse non è degno di essere menzionato. Forse quella figura che c'è a Villanova Tuscheri, che compare il 21, non sto parlando di scrittura, io quello che mi interessa particolarmente, sto parlando d'altro. Beh, allora se questo si fa, io ho l'impressione che molto, molto cambia, e cambia soprattutto dal punto di vista economico, perché quelli che sono veramente politici sanno una cosa, che la cultura va di pari passo con l'economia. Se non ci si troviamo come ci troviamo, è perché abbiamo una cultura che abbiamo, perché non si valorizzano le cose che abbiamo. Vi ringrazio molto.